Ciao a tutti, io sono Biagio Sallemi, sono di Comiso e faccio l'imprenditore. Il perché sono qui? Vi ruberò pochi minuti, però è anche giusto capire la motivazione. Faccio l'imprenditore in diversi settori, tra cui quello di distribuzione, tra cui quello di artigiano edile. Il mio campo è quello là. Perché mi sono messo in politica? Perché sto facendo questa azione? Importante sottolineare questa azione. Come voi, fino a 15 giorni fa, pensavo di non andare a votare. E il motivo è semplice, il motivo è sulla bocca di tutti. Siamo tutti schifati di questa politica e di questi politici che hanno fallito miserabilmente. Parlo di tutti in generale, quindi non sto lì a elencarvi i partiti, partitini e partitelli, non sto a elencarvi i saltimbanco, i voltagabbana e tutto, chi più ne ha più ne mette, non mi interessa. Io parlerò di me, parlerò del mio partito. È un partito nuovo, uno di quelli che sono nati a voce di popolo, uno di quelli che sono nati sotto le orme, comunque dietro le orme di Don Luigi Sturzo. Don Luigi Sturzo mi è stato presentato, non fisicamente perché purtroppo è passata la miglior vita da parecchio tempo, però conoscevo Don Luigi Sturzo solamente superficialmente, sapevo che era un prete, sapevo che è stato un politico a Caltagirone, sapevo che è stato anche un ottimo economo. Però mi hanno invitato un paio di mesi fa, un mio amico di Siracusa mi ha invitato e mi ha regalato un libro da leggere. Questo libro si chiama Lettere ai siciliani. Queste lettere lui le scriveva mentre si trovava in esilio, perché durante il periodo, la dominazione fascista, lui andò in esilio. Però continuava a scrivere. Lui è stato il fondatore del Partito Popolare Italiano, dalle cui costole è nata la Democrazia Cristiana. E quindi, ritornando al discorso che lui stava in esilio alle lettere, lui scriveva già delle cose che oggi sono di un'attualità allarmante. Lui parlava agli agricoltori dicendo loro di non fermarsi solamente alla cultura, ma andare anche verso la trasformazione del prodotto. E faceva un paragone semplice. Il pomodoro c'ha le variazioni di mercato e poi non c'è tutto l'anno, quando vi sto parlando io ancora non c'era una serra, quindi. Però se tu produci la salsa di pomodoro ce l'hai tutto l'anno e il prezzo è molto stabile per tutto l'anno, quindi è una cosa semplicissima dove molte persone si stanno dirigendo. Io come dicevo prima sono anche nel settore della distribuzione tramite un consorzio. Quindi sto iniziando a conoscere il mercato estero e so quanto è apprezzata la nostra terra. So anche quanto è derisa la nostra terra, soprattutto quando siamo derisi i siciliani e gli italiani in genere. Perché ci dicono i nostri amici stranieri, come mai in Italia non siete capaci di mandare a casa queste persone? Come mai non agite? Come mai vi state comportando così, visto che voi avete una storia, è una storia millenaria, consentitemi l'espressione. In Sicilia è passata la storia del mondo, in un'isola, si racchiude solo in un'isola. Noi ce la stiamo facendo fregare, noi ce la stiamo facendo svuotare la Sicilia, quando abbiamo una terra benedetta da Dio, dove produce colture di altissimo livello, dove si potrebbe impiantare un turismo di altissimo livello, dove non mancano i cervelli, invece i cervelli scappano, perché li stanno facendo scappare, perché non c'è sbocco, perché non c'è nessuna cosa. Io stesso ho un figlio che sta studiando all'università a Enna e ovviamente un anno fa mi diceva: papà, guardi, io voglio smettere perché mi sto rendendo conto che ma dopo cosa faccio? Perché gli ho detto: ma guarda, a me non mi hanno detto fai questo che ti riesce. Io non ho la sfera di cristallo per dire, ti posso solo dire
completa una strada che stai facendo, dopo se ne parlerà. Strada facendo, sai com'è, le cose possono cambiare, le cose possono migliorare. Però mi dicevo fra me che gli stavo mentendo, gli dicevo fra me e mi dicevo a me stesso, ma io cosa sto facendo per fare sì che quello che sto dicendo a mio figlio si possa avverare? L'altro mio figlio è un po' più grandicello, mi ha dato già due nipotini. Quando guardo questi bambini con questa loro felicità, con questa loro caparbietà, con questa loro semplicità, mi domando, mi faccio sempre la stessa domanda, cosa sto facendo io per questa nuova generazione? E allora mi è venuto in mente quello che mi ha detto una volta mio nonno. Io pianto quest'albero perché domani voi possiate mangiare questo frutto. Io quell'albero ce l'ho ancora in campagna. Io sto piantando diversi alberelli, aiutati dai miei nipoti, proprio per fare questo gesto, questa azione. Voglio utilizzare questa metafora proprio per rientrare nell'ambito politico, perché in questo ambito siamo. Chi me l'ha fatto fare? Parecchie persone mi dicono, ma guarda che è pericoloso, ma guarda che ti metterai contro le persone importanti, ti metterai contro le persone di potere. Ebbene, io queste persone di potere già ce l'ho contro lo stesso, già ce l'ho contro le banche, già ce l'ho contro quello che la vita ci sta offrendo. Quindi alla fine l'unica persona che mi è accanto, o comunque non una persona, ma la fede, è quello che ci sta tenendo in piedi alcune persone. Quindi diciamo che alla fine mi sono convinto e mi sono detto, io devo fare qualcosa, io mi sento di fare qualcosa. Quindi al di là di quello che ne possa dire la gente, a me non mi interessa cosa dice la gente, io non cercherò voti a nessuno, cercherò semplicemente di far capire, specialmente a quelli più giovani, non lasciate in mano la Sicilia e il vostro futuro a queste persone. Basta, è arrivato il momento di dire basta. Ma non solo di dire basta, è arrivato il momento anche di fare qualcosa, perché il basta deve diventare qualche cosa. Abbiamo solamente due strade da percorrere. Una è la rivoluzione armata, il che, non, credetemi, non è cosa da noi. Noi siamo sempre stati un popolo sottomesso, siamo sempre stati un popolo dominato da altre potenze. Quindi siamo abituati a farci i fatti nostri. Questo farci i fatti nostri ci ha fatto anche male, perché abbiamo fatto crescere anche le mafie. Non voglio dilungarmi su questa cosa qui. L'altra strada, l'alternativa, diciamo, pacifica e civile, è quella che io prediligo, che è quella lì delle elezioni. Allora, se io non vado a votare, cosa sto facendo? Sto facendo un favore a queste persone che hanno in mano il potere. Quindi rimando di nuovo queste persone al potere, perché la metà dell'elettorato è già stato certificato, è già stato accertato più di una volta, è pagato. Ma non solo con i soldi, è pagato con i favori che questo elettorato ha ricevuto da queste persone. Noi vogliamo ristabilire i diritti di ogni persona, perché la persona è al centro del mondo, non è il mondo al centro della persona. Se io ho bisogno di un certificato, se io ho bisogno di una cosa, io non so se ne ho diritto o meno, vedo solo l'impiegato che è distratto, l'impiegato che non è al suo posto. Ovviamente non faccio di tutto, non faccio, perché c'è gente che lavora seriamente e si sbraccia le maniche. Io personalmente ne ho incontrato parecchie, e quelle persone che si sbracciano a lavorare sono quelle che si stanno affaticando a mandare le cose avanti. Il resto è clientelismo, quindi il clientelismo è finito, ma dipende da noi. Quindi la prima cosa che vi chiedo, amici siciliani, è cambiamo atteggiamento, dobbiamo cambiare atteggiamento. Non diciamo più tanto è la stessa cosa, tanto vinceranno sempre loro, tanto le cose non si possono cambiare. Non è vero, non è vero. Lo dimostra il bacino del Mediterraneo, che in un subbuglio hanno avuto il coraggio di fare una rivoluzione armata, perché sono arrivati alla fame. Allora i nostri politici sono più furbi, loro non ci porteranno alla fame, perché lo sanno che è pericoloso mettersi contro il popolo, però ci stanno spremendo. Ma ormai il limone è spremuto, ormai siamo arrivati al capolinea. Allora, prima di innescare un qualche cosa di pericoloso, pensiamoci bene su. Io ho famiglia, ci tengo alla mia famiglia, e sono stato in queste zone dove ci sono state le rivoluzioni, quindi dalla Tunisia alla Libia, eccetera, eccetera.
ho visto il disastro che c'è, ho visto che la gente e il popolo deve rimboccarsi le maniche e prima di ritornare alla normalità non passeranno meno di 10 anni. Non voglio che tutto ciò accada in Sicilia e in Italia, perché oltre che siciliano mi sento italiano e sono orgoglioso di esserlo. Però è vero pure che abbiamo l'ultimo diritto che ci è rimasto, quello di andare a votare. Noi col voto saremo capaci di ribaltare le situazioni, noi col voto saremo capaci di mandare a casa questi incapaci, noi saremo capaci col voto di andare oltre quello che loro si possono immaginare, perché ci stanno sottovalutando troppo e questo gioca a nostro vantaggio, perché saremo una sorpresa. Questo dipenderà sempre da voi, dipenderà da noi. Io ho iniziato il mio percorso, io la parte mia la voglio fare e vi assicuro che non voglio fare il politico di mestiere, io amo il mio lavoro, quindi dopo questa parentesi ritornerò a fare il mio lavoro. Non posso più pensare, non posso più guardare questa gente che mangia i nostri milioni, che ha tutti questi privilegi e mio padre prende 500 euro di pensione. Mio padre è un invalido civile e gli hanno acconsentito la pensione solo qualche anno fa. Le persone stentano ad andare avanti, non arrivano neanche a metà mese. Quindi quando vogliamo finirla dipenderà da noi. Non ditemi che non si può fare, perché è fattibilissimo. Ovviamente non vi sto parlando di ribaltare la situazione da un giorno all'altro, perché bacchetta magica non ce n'ha nessuno. Però se iniziamo le cose possono farle. L'importante è iniziare, ricordatelo. Perché iniziando un ciclo automaticamente e inesorabilmente si deve chiudere. Io mi sono sentito di iniziarlo. Con voi voglio condividerlo e vorrei soprattutto che non fare da portavoce, perché ognuno può essere portavoce di se stesso, perché ha il diritto di fare il portavoce di se stesso. Però se rimango da solo sarà stata sempre una bella esperienza sicuramente, ma sarà servito a niente. Io vorrei essere il sassolino dentro la scarpa di queste persone, perché non aspiriamo ovviamente a prima tornata elettorale di essere nella sala dei bottoni, però non si sa mai, io non dico mai dire mai. Quindi con questa piccola considerazione vi lascio, spero di non avervi annoiato e sentirete parlare di me, però voglio sentire le vostre voci. Vi ringrazio a tutti.